L'invisibile nell'arte. Omaggio per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, il grande genio dell'umanità. Leonardo da Vinci, un diverso Leonardo che vogliamo portare alla luce, è ciò che caratterizza queste nostre puntate. Il Leonardo della magia, dell'alchimia, il Leonardo della cabala, dell'ermetismo, il Leonardo del pensiero, dei sentimenti, delle idee, dei sussulti interiori che comunica attraverso i suoi dipinti. È questo che si presenta come un'opera poco conosciuta di Leonardo da Vinci, un'opera che sembrerebbe incompiuta e che è perturbante per ciò che rappresenta, perché in esso si fondono la dimensione maschile e femminile, l'uomo e la donna. Un'opera che venne ritrovata in Toscana nel secolo scorso è di difficile datazione, ma al di là della datazione, di un'esplosiva capacità di comunicarci un pensiero di Leonardo che riprende di fatto da una lunga tradizione. Si chiama il neoplatonismo, ma arriva perfino a Pitagora. C'è una concezione che ritroviamo nella fisica quantistica, dove non solo esiste gli opposti, ma gli opposti si armonizzano fra di loro. Voi pensate, 2500 anni fa avevano già compreso che il bianco e il nero non sono solo in antitesi, ma si intrecciano attraverso il grigio e così via. Leonardo cosa fa? Incarna in questa figura questa concezione. E qui entra di soppiatto anche l'altra conoscenza di cui si avvale Leonardo, la cabala. Cos'è questa cabala? È un sapere orale per pochi eletti che gli ebrei trasmettono da generazione a generazione e che serve ad ampliare maggiormente quel sapere scritto nel Vecchio Testamento. Quindi la cabala che Leonardo conosce attraverso Pico della Mirandola, tant'è che c'è un foglio nel Codice Atlantico, che si trova a Milano, alla Biblioteca Ambrosiana, dove c'è scritto così come dice di Pico della Mirandola. E Leonardo esprime in modo sintetico, raffinato, quasi smarrente, questa concezione. Nella Cabala il 7 indica la dimensione materiale e spirituale dell'essere umano, non solo in antitesi, ma in armonia. Il 2 indica la dimensione maschile e femminile, che non sono solo opposte, ma si armonizzano. E ritroviamo il 72. E Leonardo cosa fa? Traduce tutto questo grazie a questo disegno dove maschile e femminile si fondono. Voi vedete questo pene eretto che è stato tentato di essere cancellato da qualche rigoroso prete della Chiesa Cattolica. Il pene, il seno femminile e poi ancora l'altra dimensione, l'aspetto, il pene esprime l'istinto, la passione, la sanguinità, l'animalità, la dimensione più primitiva, naturale che noi incarniamo, il seno, quello femminile, ma poi c'è questa mano con un dito puntato verso l'alto. Era la tipica icone che parte integrante della tradizione religiosa, della dimensione mistica e spirituale, il dito verso Dio. E poi questa espressione, un po' beffarda, un po' ironica, un po' tentatrice. Che cosa troviamo in quest'opera? Quello che sarà una grande avventura, che si svilupperà e troverà la sua piena espressione nella Gioconda, di ciò che possiamo chiamare l'ermafrodite, oppure l'androgeno, ciò che incarna maschile e femminile. Beh, insomma, semmai qualcheduno può avere dubbi dell'invisibile nell'arte, di come Leonardo traduceva attraverso i suoi disegni, le sue opere, il pensiero e i sentimenti, l'angelo incarnato esprime in modo silenzioso ma esplosivo nel disegno, esprime con un fare muto ma con intensità di significato quello che era un pensiero importante del periodo in cui viveva Leonardo
E da qui probabilmente si può scoprire una traccia appena sussurrata di quella che sarà l'evoluzione della Gioconda, che Leonardo tiene con sé per circa 17 anni e su cui ritorna spesso, e l'androgeno che qui invece è presente nella sua pienezza, nella sua intensità, nella sua luminosità, nella sua esplosività.